quando tu lavori con la Steadicam, non dare mai le spalle alla Steady. È proprio linguaggio televisivo. Impara a capire quando hai la Steady che parte, comunque di darle sempre il frontale. Non serve che tu la guardi la camera, perché va bene anche l'effetto cinematografico, però stare proprio di spalle con la camera è brutto. Per quanto invece riguarda un'indicazione generale che secondo me è fondamentale per te, ci devi lavorare, perché secondo me poi tu metabolizzi e piano piano ritiri fuori. Ci sono dei momenti in cui tu hai contatto visivo che è molto bello, cioè quando per esempio fai duetti con Sissi, che vi guardate, arriva, anche se non guardate in camera, però arriva questo contatto. Devi cercare di averlo anche quando in realtà non hai una persona a cui cantare.